Benvenuti su Viaggio nel Conero, un'immersione nelle splendide terre del parco. Il presidente Daniele Silvetti ci accompagnerà in 5 appuntamenti dedicati alla scoperta di ciò che rende unico il Conero, tra arte, natura, enogastronomia e sport. Bentrovati alla prima puntata di questo format di 5 appuntamenti che ci vedrà viaggiare all'interno di quest'area protetta, Viaggio nel Conero. Eccoci arrivati all'archeodromo, l'ultimo arrivato, che ci accompagnerà in questo percorso che coltiverà aspetti culturali, archeologici, storici di un'area protetta che molto racconta ai nostri turisti. Ed incontriamo ora il nostro archeologo Filippo Invernizzi, responsabile dell'Ufficio Cultura del Parco del Conero. Ci puoi rappresentare un attimo quello che è stato l'ultimo degli arrivati in quest'area protetta, l'archeodromo e la Casa Picena? Sì, siamo nel primo archeodromo delle Marche, di recente inaugurazione, un museo all'aperto dove poter sperimentare l'archeologia grazie alla ricostruzione in plein air di una casa piscina del V secolo avanti Cristo, completamente arredata, grazie ai dati scientifici e coerentemente alla documentazione archeologica proveniente proprio dalla città di Numana. Quali sono le potenzialità di questo archeodromo che si colloca fra l'antiquarium statale di Numana e l'area archeologica dei Pini? È una struttura dalle grandi potenzialità, in grado di mettere in rete due eccellenze legate alla promozione del patrimonio archeologico del Conero, quali l'antiquarium statale di Numana e l'area archeologica I Pini di Sirolo, nonché tutte le attività di visita e di archeologia sperimentale che in questa struttura possono essere svolte. L'archeodromo comunque non è soltanto in realtà tridimensionale 1:1, ma anche 3D, se non erro. Assolutamente sì, grazie a un'applicazione in realtà aumentata e 3D è possibile fare un viaggio dentro la tomba della regina, nelle fosse di deposizione della tomba della regina. È una visita estremamente coinvolgente e intima, perché sarà la stessa regina a guidare i turisti alla scoperta delle sue fosse e soprattutto il suo ricchissimo corredo che è stato ricostruito in 3D e riposizionato all'interno delle fosse di deposizione. Possiamo anche dire ai tanti turisti, ai tanti cittadini che fruiscono di quest'area archeologica, che in realtà la visita non è soltanto statica, ma si apre ovviamente al resto del parco. Assolutamente sì, è un punto di partenza poi per visitare la nostra rete sentieristica che è composta da 18 sentieri, unica in quanto raggiunge tutti i siti di interesse sia naturalistico che paesaggistico che storico, artistico e geologico. Quindi è un qualcosa che stimola sicuramente un turismo di tipo sostenibile. Molto bene Filippo, quindi a questo punto quali indicazioni possiamo dare ai tanti turisti che nella prossima estate arriveranno presso il Parco del Conero? Ma sicuramente turisti e scolaresche possono prenotare tutte le attività sia all'interno dell'archeodromo sia sulla rete sentieristica del parco e al centro educazione ambientale telefonando o contattando via mail il nostro centro visite del parco. Bene, grazie Filippo per queste preziosissime informazioni. Dall'archeodromo è tutto, continuiamo il nostro viaggio. Ed eccoci qua per conoscere le tante attività che si possono praticare all'aperto in quest'area protetta. Ne parliamo oggi con Yvonne e Federica, che sono due guide ufficiali del parco, che ci accompagneranno in questo viaggio fra i 1000 habitat del Parco del Conero.
Nell'arco delle 5 puntate parleremo di diverse attività all'aria aperta che potete fare che, con le guide o in maniera autonoma. Oggi parliamo del trekking, che sta diventando molto popolare. E qua abbiamo la rete sentieristica del parco, abbiamo 18 sentieri che vi permettono di visitare il parco. Il sentiero, diciamo, più frequentato e più famoso è sicuramente il sentiero della Traversata del Conero, che permette di fermarsi in diversi belvedere vista mare. Ma per poter usufruire in sicurezza di questa bellezza, di queste bellezze, dovete apportare alcune accortezze. Vai Federica. Assolutamente. Ogni sentiero del parco va approcciato nella maniera giusta, quindi a partire dall'abbigliamento, dall'equipaggio, che deve essere sicuramente un abbigliamento comodo e tecnico, soprattutto scarpe adatte a percorrere dei sentieri di montagna, veramente di montagna, quindi con una suola scolpita o decisamente da trekking. Il parco inoltre ci dà tutti i consigli e le raccomandazioni per avere anche cura dell'ambiente in cui ci troviamo. Noi siamo qui beneficiando degli aspetti vantaggiosi e positivi della natura, ma dobbiamo dare qualcosa in cambio. Il rispetto di alcune raccomandazioni viene menzionato nella parte bassa di tutta la cartellonistica. Il parco ci dota inoltre di indizi sui tempi di percorrenza, difficoltà, percorribilità, in maniera tale che ognuno con una mappa personale o semplicemente utilizzando il cartello possa rendersi conto se il sentiero che sta per fare è adatto. Direi di andare verso uno dei punti panoramici del parco. Andiamo. Stiamo arrivando nei punti panoramici, uno dei punti panoramici più belli del Conero, il Belvedere Nord. Da qui è possibile ammirare la costa adriatica, Ancona, siamo sopra Porto Novo e nei giorni nei quali non c'è molta foschia si riesce ad arrivare a vedere fino a Pesaro. Questo è uno dei punti da cui nel periodo delle migrazioni dell'avifauna si possono osservare tutti gli animali che provenienti da sud qua aspettano il momento giusto per prendere la corrente ascensionale che li porterà oltre il mare nel proseguimento della loro migrazione. È possibile sostare e vedere migliaia di uccelli che da qua prendono il volo in uno dei momenti più affascinanti dell'anno. Allora, ma adesso andiamo a vedere anche un altro punto panoramico ben conosciuto, che è Piarraggetti. Andiamo. Ciao Yvonne, ciao Federica! Ciao Filippo! Come state? Bene, come mai da queste parti? Visto l'avvicinarsi della stagione turistica, stiamo effettuando dei sopralluoghi alla segnaletica della rete sentieristica del parco. Bene, buon lavoro! Grazie, altrettanto, buona giornata, buona passeggiata! Grazie! Siamo arrivati a Piarraggetti, un altro punto panoramico del Conero. Da qua è possibile vedere tutta la costa del sud che prosegue fino a Civitanova Marche e anche l'entroterra marchigiano con tutte le sue dolci colline e sopra ogni collina un bel paesino. Troviamo Loreto con la Santa Casa, Recanati con la famosa biblioteca di Leopardi, poi abbiamo anche Castelfidardo e le sue fisarmoniche e anche Camerano con le sue grotte. Da qua è anche possibile vedere, nei giorni nei quali c'è buona visibilità, anche tutti gli Appennini e alcuni giorni anche il grande Gran Sasso d'Italia.
piacere di fare una passeggiata, un'escursione con una guida vi permette di affrontare e vivere un'esperienza consapevole nella natura, un'esperienza sostenibile. Le guide sono molto contente di accompagnarvi in questo viaggio perché quello che vogliono trasmettervi è appunto la vita di questo posto, come vive, come hanno vissuto gli uomini, come vivono le tradizioni, la storia di questi luoghi. E soprattutto ci piace parlarvi di natura perché scoprirla significherà farvene innamorare e questo è l'unico modo possibile per conservarla. Per il trekking è tutto. Continuate a seguirci nelle prossime puntate per scoprire i sport della Riviera del Conero. Il nostro viaggio continua. Benvenuti Conero in cucina con Elis Marchetti, un viaggio all'insegna della gastronomia della Riviera del Conero. Iniziamo con una ricetta a base di pasta, lepre e erbe spontanee del nostro territorio. Beh, metteremo intanto a cuocere la nostra pasta, perché poi sarà un ragù bianco di lepre, come direbbero gli amici napoletani, shue shue. Beh, trucciolo, pasta fatta con i grani proprio dietro alla Riviera del Conero. Acqua salata abbondante e andiamo ad introdurre il nostro trucciolo. Inizieremo con l'olio, un blend tutto marchigiano. Andremo ad utilizzare frantoio, leccino, mignola, leccio del corno, tutto insieme per avere grande struttura nel piatto. Un bel filo d'olio. Alziamo un pochino la fiamma e andiamo ad aggiungere un pochino di cipolla. Poi aggiungeremo ancora un pochino di carota. Un ragù che racconta il territorio, quindi iniziamo proprio dalla terra. Cipolla, carota, aglio. E non può assolutamente mancare la bacca di cinepro e il chiodo di garofano. Andremo a metterne pochissimo, la porzione in questo caso sarà una. Andiamo a tritarlo leggermente, schiacciando le nostre bacche e poi tagliandole al coltello. Sottili, sottili, sottili. E voilà. Tutto bagnato con un grande vino. Beh, un Montepasso Rosso Conero, quindi si parla solo di territorio. Lo stesso vino lo andremo ad abbinare anche alla ricetta, ovviamente. Lasceremo sfumare il vino nella sua acidità, senza fargli però perdere troppo corpo, perché dobbiamo mantenere questi aromi incredibili. Non può mancare la lepre che vive tranquilla in questo parco meraviglioso, la introduciamo proprio all'interno della nostra ricetta. La lasceremo coccolare. Beh, metteremo delle erbe aromatiche. Nella Riviera del Conero troviamo veramente un paradiso dove potremmo veramente stupirci per quanti aromi, profumi, veramente delle sensazioni uniche entrano dentro di noi. Beh, rosmarino, salvia, finocchio, cavolo selvatico, maggiorana, vitale. Tutto all'interno della nostra ricetta a raccontare la Riviera del Conero. Controlliamo la pasta, grano straordinario marchigiano, grande lenta essiccazione, 14 minuti di cottura e qui determiniamo la grande qualità. Il nostro sugo va avanti, si riduce in maniera notevole, cosa faremo? Beh, andremo ad aggiungere del semplice brodo vegetale. Guardate che meraviglia. Un pochino di brodo, lasceremo cuocere, coccolare la nostra lepre, ovviamente spolpata. Salvia, rosmarino,
andremo tutto a sminuzzare con le forbici. Perché? Perché così avremo tutti gli aromi all'interno del nostro piatto. Cucineremo per diversi minuti e poi scoleremo e andremo ad impiattare. Un ragù di lepre che lasceremo in bianco, senza pomodoro, con tutte queste erbe aromatiche ed un fondo di cottura che ricorda il territorio. Ora scoliamo la pasta. Ricordatevi, la lepre o breve cottura o lunghi tempi, in modo da renderla bella, sciolta in bocca, piacevolissima. Aggiungiamo un pochino di fondo bruna, ovviamente con le ossa della lepre. Scoliamo la pasta e andremo a saltare in padella con il nostro ragù bianco di lepre. Poi è diventato rosso perché abbiamo aggiunto il rosso conero, vino tipico della nostra zona. 3-4 minuti di mantecatura, guardate che bello, e andiamo ad impiattare. I profumi, i colori proprio della nostra terra, della Riviera. I bocconcini di carne, mantecati con queste verdure, il vino, le erbe aromatiche, tutto a ricordare questo viaggio straordinario nel Conero. Andremo a completare il piatto con le vitalbe, un'erba spontanea, proprio che nasce qui all'interno del parco e tutto intorno alle campagne. Fiorellino viola, non solo come decorazione, ma bensì da consumare, da mettere proprio sopra, sminuzzata con le forbici o addirittura con le mani. A ricordare la campagna, la tradizione, la nostra fatidica terra. Il nostro primo piatto è fatto, il viaggio nel Conero continua. Cominciamo con la nostra rubrica Un caffè con. Il primo caffè lo prendiamo con il direttore del Parco del Conero, Marco Zannini. Allora, direttore, cominciamo a parlare un po' di questo Parco del Conero. Quali sono le funzioni che ha questo ente parco? Allora, le funzioni dell'ente parco sono legate alla normativa, una normativa nazionale, una normativa regionale, che attribuiscono all'ente parco l'onere della tutela dell'ambiente. Ambiente visto come biodiversità, visto come paesaggio, visto come attività tradizionali, visto come cultura. Quindi è una, diciamo, una tutela di un unicum a 360 gradi, possiamo dire. Operativamente all'interno degli uffici dell'ente parco che cosa avviene? Negli uffici dell'ente parco sono strutturati sempre grazie a queste normative nazionali e regionali in modo tale da poter coprire un po' tutti i settori che vanno da quello, diciamo, tipico della gestione antropica, quindi quello urbanistico con la parte edilizia, la parte pianificatoria, a quella della parte amministrativa, quindi abbiamo una parte che si occupa del bilancio, che si occupa della segreteria degli organi di gestione dell'ente, essendo un ente pubblico, e quindi fatto di delibere, fatto di determini, fatto di quella che tra virgolette chiamiamo burocrazia. E poi abbiamo una parte tecnica specifica per quanto riguarda la flora e la fauna e la cultura. Quindi abbiamo anche l'ufficio cultura che si occupa proprio di trasmettere, di comunicare i valori e le ricchezze, diciamo, di questo territorio dal punto di vista antropico e antropologico all'esterno, quindi con i nostri centri di educazione ambientale, con i centri visita, e quindi le nostre relazioni avvengono sia con i turisti che con i cittadini. Il parco quest'anno compie 35 anni. Com'è cambiato questo parco e soprattutto come guarda al futuro?
In questi 35 anni il parco è cambiato molto, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista, diciamo, del suo impatto nel territorio. Logicamente il parco è un vincolo, nel momento in cui imponi un vincolo non sei ben visto dal territorio, almeno da quella parte del territorio che non ha un animo ambientalista. E questa presenza in 35 anni ha trasformato il parco da vincolo a risorsa, quindi vediamo, e lo si percepisce logicamente nelle amministrazioni comunali, quindi nel comune d'Ancona, nel comune di Sirolo, Camerano e Numana, qual è l'approccio verso questo istituto. Un approccio che vuole partecipare a capire come è possibile realizzare una, diciamo, un'economia o una vita in un territorio col rispetto della natura. Proviamo a concludere con un messaggio sia a coloro che amministrano il parco, quindi a partire sicuramente dai comuni, ma anche ai fruitori del parco, quindi chi lo vive ogni giorno. Allora, quanto riguarda il messaggio alle amministrazioni, è continuare su questa strada, cercando di inserire all'interno delle loro strutture personale capace di capire cosa vuol dire difendere un habitat, difendere la biodiversità, capire quali, che diciamo, una programmazione non può non tener conto, diciamo, della presenza di, mi viene in mente, dei pipistrelli o di una flora, una fauna unica di questo territorio. Mentre ai cittadini o ai fruttori la consapevolezza di essere all'interno di un qualcosa di unico e di raro. E questa rarità viene a volte, viene, diciamo, un po' dimenticata, perché è anche un luogo estremamente antropizzato. Abbiamo il capoluogo di regione, no? 100.000 abitanti, abbiamo, diciamo, all'intorno dei paesi, dei comuni, con un numero di abitanti estremamente elevato. In più è una località turistica e quindi diciamo, l'impatto antropico è altissimo. Se chi entra all'interno del parco non lo fa con una certa circospezione, con una certa attenzione, c'è il rischio che tutto quello che viene stato fatto può svanire anche in un attimo. Mi viene in mente il rischio di incendio, no? Basta buttare una sigaretta in un posto dove c'è un po' di combustibile, un po' di vento, e tutto l'impegno che è stato fatto per la tutela negli anni viene annullato. Ecco. Grazie direttore, il nostro viaggio continua. Per la rubrica Notizie dal Parco siamo qui al centro visite del Parco del Conero e siamo qui per esporre una delle tante notizie e una delle tante iniziative che caratterizzeranno la stagione estiva. Siamo qui con Luca Luzzi della cooperativa Opera, che ci spiegherà qualcosa sull'Open Day Archeodromo Parco del Conero. Sì, il 28 maggio l'Archeodromo del Conero aprirà con un Open Day aperto a tutti in forma gratuita, e saranno organizzate il mattino e il pomeriggio delle visite guidate con degli archeologi. Nella visita guidata in particolare si avrà la possibilità di avvicinare sia gli adulti che i bambini a questo mondo perduto dei Piceni, dove si entrerà nel quotidiano di 2500 anni fa. Gli archeologi spiegheranno i momenti importanti della giornata dei Piceni, si potrà toccare con mano gli oggetti dell'archeologia sperimentale, dai vasi alle armi dei Piceni, e poi al di fuori della capanna si potrà vedere la fornace per la cottura della ceramica, interamente fatta in archeologia sperimentale, che è un piccolo gioiello del nostro parco che merita di essere visto. Per le prenotazioni il sito è conerovisite.it e vi aspettiamo. Bene, dal centro visite è tutto e la nostra prima puntata si completa qui, e continuate a seguirci perché il viaggio continua.